Ma ora Firpo, oggi da presidente è un orgoglio sicuramente ospitare questo Sicuramente. convegno europeo, prima volta in Italia, ma tutto questo è frutto di un lavoro e siamo in un ambiente che ne è un po' il simbolo, nella sartoria con 250 costumi e oltre, insomma, quanto lavoro c'è per arrivare a rappresentare anche in un qualche senso l'Italia in Europa. Intanto fare parte di queste federazioni indubbiamente te lo devi meritare, no? Quindi per noi già il fatto di esserne parte è un grande orgoglio, quindi vuol dire che stiamo lavorando bene, abbiamo lavorato bene. E prima di noi naturalmente chi ha iniziato, che ci ha dato proprio, ci ha segnato la strada che stiamo percorrendo. Qui ci troviamo nella sartoria, indubbiamente è il cuore pulsante, no? Poi di tutte le manifestazioni, perché qui poi prendono vita le situazioni storiche. Quindi diciamo che il fatto di trasmettere la storia attraverso le rievocazioni ti porta proprio nell'insieme del costume, ti porta proprio a capire che cosa stai raccontando. Quest'anno noi celebriamo il nostro 45esimo anno di vita e quindi ospitare per la prima volta in Italia questa riunione della Confederazione Europea dei Giochi Storici. Per noi è stato un grandissimo regalo e quindi questo mi inorgoglisce per tutta l'associazione e per tutto questo percorso lunghissimo che abbiamo fatto. Ho già detto più volte che negli anni le cose sono cambiate tantissimo perché i cambiamenti devono andare insieme, no? A quello che è la vita, agli eventi della vita. Quindi noi stiamo cambiando insieme al mondo e stiamo cercando di trovare sempre la quadra di adattare questa grande manifestazione che è il viaggio nel Medioevo ai tempi. Non è semplice perché sai che per fare un grande evento come il nostro, dove si muovono migliaia di persone, è indubbio che non c'è solo l'evento storico, c'è tutta l'organizzazione a monte, a partire dal piano della sicurezza, che indubbiamente poi alla fine tu dici io lo so fare, lo faccio come mi viene richiesto, ma bisogna sempre poi trovare la quadra nel posto dove lo fai, no? Quindi non sempre è così semplice. Io vorrei che tu facessi vedere dove siamo, perché questa è la nostra storia. Qui in mezzo ci sono anche abiti realizzati 45 anni fa. Ci sono degli abiti che hanno una storia grande, grande, grande e che noi usiamo e trattiamo sempre con grandissima cura. Naturalmente non c'è nulla che non sia fatto a mano, tutto è fatto a mano, dagli abiti alle acconciature, la lavorazione degli accessori, tutto quanto. E quindi questo è il nostro piccolo regno, diciamo, no? Questo è il cuore pulsante, di quello che sono le manifestazioni storiche. Naturalmente poi dietro c'è tutta la ricerca storica, c'è tutta la parte organizzativa che non si vede e che non ha un suo luogo, ma che indubbiamente c'è ed è importantissima. 20° anniversario, in questi anni però avete sempre tenuto una cifra che è quella della storicità della manifestazione, a questo tenete particolarmente. Molto, molto, facciamo tanta fatica a mantenerla perché soprattutto da come è cresciuta in modo esponenziale, diciamo l'offerta commerciale del borgo, gli spazi per le rappresentazioni storiche si sono sempre più ridotti e quindi questo ci porta a dover fare continuamente modifiche, a cercare però di far sì che quest'anima del viaggio nel Medioevo non si perda. Perché è indubbio che chi viene deve capire che questa era una festa del popolo e quindi indipendentemente da quello che salta subito agli occhi, perché purtroppo le realtà che fanno somministrazione a Fino al Borgo sono tantissime, quindi la prima cosa che salta all'occhio è il cibo e il bere, che era fondamentale, importantissimo peraltro nel Medioevo, perché quando si faceva festa così, no? E quindi noi rievochiamo proprio questo momento di festa dopo la ricostruzione delle mura a seguito della vittoria con Genova della metà del 400, quando appunto il Marchese Giovanni decide di regalare al popolo queste giornate di festa per ringraziarlo della vittoria. E ci sta tutto, però noi vorremmo sempre più, ci piacerebbe sempre più che gli spettacoli avessero la prelazione, no? Ed è per questo che abbiamo tantissimi artisti, perché nello stesso tempo, in qualunque posto tu ti trovi del borgo, in qualunque via, vicolo, in qualunque piazza, tu comunque hai uno spettacolo. E questo comporta grande organizzazione, mantenere i gruppi, gli orari, non è semplice. Però, insomma, ormai siamo sgamati, come si dice, in queste cose, quindi riusciamo a mantenere l'equilibrio.